Primo anno di attività, nuovi ruoli organizzativi, iniziative avviate per il futuro, sono questi i temi al centro dell'incontro organizzato dal movimento Prossima, la città delle persone. Oggi siamo qui a definire la presenza di Prossima in città. Prossima è nata in concomitanza delle amministrative, un po' prima delle amministrative, con l'intenzione di entrare a far parte del dibattito politico della città, ma anche di essere un organismo propulsivo, soprattutto che possa portare avanti un metodo, quello di coinvolgere quanto più possibile i cittadini, ma soprattutto quello di costruire in città una visione che sia di medio e lungo periodo. Oggi Prossima si costituisce in un gruppo formale e proprio in virtù del fatto che crede fermamente nel valore di quello che è il gruppo di questo organismo, definiamo compiti e funzioni di portavoce e coordinatore che gestiranno in tutto il percorso di Prossima quello che sarà il futuro di questo movimento. Abbiamo appoggiato durante le amministrative il sindaco Francesco Italia, affidando a lui alcuni dei punti dei programmi che Prossima ha portato avanti durante il percorso che ci ha condotto appunto alle amministrative, principalmente i punti che oggi discuteremo e su cui vogliamo appunto delle risposte sicuramente certe e concrete, ci sono il tema delle periferie, il motivo per cui siamo qui è sicuramente questo, ma anche il tema dei quartieri piuttosto che il tema della scuola, che è un tema a noi molto caro. Mi prendo questa responsabilità con molto piacere. Prossima continuerà a fare il lavoro iniziato da Valeria, cercando di una collaborazione attiva ma soprattutto critica nei confronti di questa amministrazione, perché rimarremo sul territorio comunale, collaboreremo sia nei momenti costruttivi, ma saremo anche pronti a mettere qualche puntino in più su quello che farà l'amministrazione se non dovesse continuare il progetto da noi iniziato, soprattutto nel rispetto delle periferie e dei più deboli. Non per nulla siamo qui da Padre Carlo, che è un combattente di periferia, e saremo sempre pronti a dare un aiuto a chi ha veramente bisogno.